amici di Vino Divino, quest'oggi parleremo di un prodotto molto particolare che deriva dalle alghe calcaree della Bretagna. È un prodotto molto particolare ed è una panacea. Oggi lo andremo ad utilizzare soprattutto per combattere la cavolaia e tutti quegli animaletti che strisciano sulle nostre piante e si nutrono delle foglie. Ci vediamo subito dopo la nostra fantastica sigla! Per prima cosa ringrazio Francesca, davvero di vero cuore, che mi ha dato la possibilità di provare, di testare questo prodotto nel mio piccolo orticello e sulle mie piante ornamentali. È un prodotto della BioKey e vi metterò il link Amazon per l'eventuale acquisto. Quindi se volete acquistarlo andate qui sotto il video, troverete il link e potete tranquillamente acquistarlo da Amazon. Detto ciò, parliamo del litotamnio, spero di averlo pronunciato bene. È una polvere che deriva appunto da queste alghe calcaree che si trovano in Bretagna. È un impacco, un prodotto che si può utilizzare sia in agricoltura biologica ma anche in agricoltura biodinamica, quindi un passo in su, una spanna sopra il biologico. È un prodotto meraviglioso e viene utilizzato ad esempio durante la riconversione dei terreni o nei terreni poveri. È un prodotto polivalente, si può utilizzare dappertutto. Ad esempio, vi dico brevemente, si può utilizzare nel compostaggio, ad esempio nelle nostre stazioni di compostaggio, nelle nostre basi di compostaggio o nelle nostre compostiere domestiche, si può aggiungere per evitare il cattivo odore. Diluito nell'acqua diventa un ottimo concime, aiuta le piante a difendersi, a rendersi autoimmuni, quindi alle malattie. E invece oggi testeremo il prodotto come antiparassitario, aiuta il prodotto a prevenire la cavolaia, tutti quegli insetti striscianti che si nutrono delle nostre foglie. Quindi è davvero un prodotto stupendo, quindi aiuta la riconversione dei terreni soprattutto dopo essere stati sfruttati dalla chimica e dalle industrie. Quindi è un prodotto naturalmente efficace, molto 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 buono. Oggi lo utilizzeremo come anticavolaia. Andiamo a preparare il nostro impacco. Allora, vi do più o meno le dosi che dovete utilizzare. Ovviamente troverete tutto scritto sulla confezione. Abbiamo ad esempio, per il nostro caso, un macerato, ci sono 100 grammi ogni 10 litri di acqua. Quindi noi utilizzeremo, siccome 10 litri di acqua per noi sono tanti, faremo 10 grammi in un litro di acqua, faremo più o meno la proporzione. Ad esempio nel compostaggio vanno 3-5 kg di prodotto, a seconda ovviamente dei cattivi odori che emana il vostro compost, per metro cubo. Quindi ad esempio per il terreno, per prepararlo, ci vorrebbero 5 kg ogni 100 metri quadri, quindi per un orto di media dimensione basteranno 1-2 pacchi di biochivi, considerando che sono 900 grammi di prodotto. Ad esempio questo prodotto, non vi ho detto prima, che è molto efficace come disinfettante degli agrumi o degli alberi di olivo, quindi si può creare una vera e propria pasta da applicare sul tronco, che aiuterà a proteggere il tronco dalle micosi, cioè dai funghi. Quindi va bene anche sulle radici, sull'apparato radicale delle piante. Quindi è veramente un prodotto stupendo e polivalente. Ma andiamolo ad utilizzare per la nostra funzione primaria senza perdere troppo tempo. Allora, andiamo ad aprire il prodotto. Troverete all'interno, guardate, questa è una polverina. Vi consiglio di utilizzarlo, perché è una polvere molto sottile, di utilizzarlo in ambienti ben
areggiati e troveremo anche un pratico dosatore. Nel nostro caso ci servono appena 10 grammi, quindi andremo ad aprire il nostro prodotto. Facciamo con le mani, ecco qua. Quindi se ne usa davvero poco e vi durerà un bel po'. Preleviamo 10 grammi di prodotto, così sono troppi. Eccoli qua. Sono 10 grammi di prodotto, più o meno, grammo più, grammo meno, non succede nulla. E li andiamo a mettere all'interno di uno spruzzino, un comune spruzzino. Se avete uno spruzzino più professionale da giardino, il mio è occupato con altri impacchi, quindi utilizzo uno spruzzino comune. Quindi ribadiamo, 10 grammi di prodotto, li andiamo a mettere nel nostro spruzzino. Chiudiamo ben benino e andiamo a miscelare. Vi ricordo che basta, per acquistare il prodotto, basta andare su Amazon nel link che vi pubblicherò qui sotto. Eccolo qua. Aspettiamo qualche minuto e il nostro preparato in pacco è pronto. Andiamolo subito ad applicare nel nostro orticello. Guardate, questa è una pianta di cavolfiore romanesco ed è stata colpita, come potete vedere, dai buchi, è stata colpita dalla cavolaia e da altri animali striscianti. Quindi noi cosa andremo a fare? Andremo a prendere il nostro impacco, alziamo le foglie e lo applichiamo nella parte inferiore delle foglie. Eccolo qua, vedete? Perfetto. Così, e anche un po' nella parte superiore. È un prodotto che gli striscianti evitano come la peste. Ecco, vedete, questo è un cavolo, lo andiamo ad applicare, cavolo normale, andiamo ad applicare sopra e sotto le foglie. Ecco qua. L'applicazione è efficace anche sulle piante ornamentali. Quindi andiamo ad applicare molto delicatamente il nostro prodotto anche sulle piante ornamentali, sopra e sotto le foglie. Abbiamo parlato di biochi, abbiamo parlato di litotamnio, abbiamo applicato il nostro litotamnio come impacco sulle foglie. Se avete suggerimenti, come sempre, scriveteceli qui sotto, mettete mi piace e soprattutto se avete voglia di acquistarlo, lo trovate, e trovate il link qui sotto, qui in basso. Ciao amici, alla prossima puntata di Vino Divino. Ciao!